Una new team inarrestabile prova ad inanellare il sesto successo consecutivo al cospetto del Solofra di Ugo Cocchia. Il match inizia subito bene per i padroni di casa che sbloccano il punteggio dopo un solo minuto quando D'Argenzio va via in dribbling tra un nugolo di avversari e serve un assist al bacio ad Annunziata che deve solo depositare la palla in fondo al sacco. Ripartenza di Daddio, puntata e in risposta di Vitiello. Calcio di punizione per il Solofra, deviazione della barriera che quasi spiazza Natoli. È splendido il movimento di D'Argenzio su calcio d'angolo e al dodicesimo arriva il raddoppio del pivot ex Scafati con questo destro chirurgico all'incrocio dei pali. New team padrona del campo, ancora pericolosa con Carbone. Natoli smanaccia la conclusione di Parmigiano, ma è di nuovo new team, prima con Annunziata e poi al 25esimo la punizione di D'Argenzio che ha inspiegabilmente tutto il tempo di fintare addirittura il tiro e prendere la mira per trafiggere Vitiello. Il primo tempo si chiude con questa opportunità mancina targata Ruoccolano e con il tiro libero fallito da D'Argenzio. Nella ripresa la new team gestisce la partita, va vicina alla quarta rete con questo salvataggio in extremis della difesa irpina su tiro di Bifulco. Ancora bravo Vitiello dopo una bella azione corale da parte dei locali, ma nulla può quando Carbone al nono minuto cala il poker a porta vuota su assist di Arfeo. La partita praticamente finisce qui, c'è il tempo per registrare questa girata di Lissa, un'altra in area di D'Argenzio e Natoli che tiene la rete inviolata sul tiro di Lettieri fino a quando al 25esimo Annunziata decide di fare tutto da solo trafiggendo Vitiello da posizione defilata per il 5-0 definitivo e la new team non fallisce l'appuntamento col Murialdo per un Solofra rimaneggiato, una giornata da dimenticare. Problema audio per le interviste, il tecnico della new team Emilio Annunziata è entusiasta, sono contento soprattutto per la prova difensiva, ha detto, visto che è la seconda partita che non prendiamo gol, in settimana lavoriamo molto sotto questo aspetto. La squadra sta rispondendo sul campo a tutte le chiacchiere di questi giorni e sono convinto che la società farà un ulteriore sforzo per rinforzare l'organico. Non ci sono particolari miglioramenti rispetto all'inizio del campionato, conclude, dove abbiamo pagato soltanto la sfortuna e sono felice anche per D'Argenzio che oggi ha fatto una grande partita e sarà il nostro valore aggiunto. Di altro umore il trainer irpino Ugo Cocchia, viste le tante assenze del nostro organico, ha sottolineato non era questa certo la partita ideale per cercare di fare punti, impossibile competere contro questa new team che ha meritato la vittoria. Cercheremo di rifarsi già da sabato nel derby con l'Avellino.